I'm here all the way from Nigeria to see the atrocities of ending in Basilicata, which is similar to that of Nigeria's Niger Delta. Sono qui per guardare con i miei occhi le atrocità che l'ENI sta perpetrando in Basilicata, che non sono molto diverse da quelle del Delta del Niger. Godwin Oyo è il presidente dell'organizzazione Environmental Rights Action, la ERA, che sostiene la comunità nigeriana di Ikebiri, rappresentata in Italia dall'avvocato Luca Saltalamacchia, in un processo, la prima udienza è fissata per aprile, contro l'ENI. Tutto ebbe inizio nel 2010, quando una condotta di proprietà di una società nigeriana controllata dalla multinazionale italiana, rompendosi, riversò una marea nera nell'ambiente circostante. La vita della popolazione locale, basata su pesca e sullo sfruttamento delle palme, ne uscì fortemente danneggiata. Godwin in queste ore si trova in Val d'Agri, ospite dell'Osservatorio Popolare dell'Associazione A Sud, per conoscere e confrontare due comunità geograficamente molto lontane, ma coinvolte in un medesimo processo industriale che vede in gioco attori e dinamiche molto simili. Prima di partecipare ad un incontro pubblico, siamo andati assieme a lui e ai suoi compagni di viaggio in alcuni dei luoghi simbolo della presenza delle estrazioni in Val d'Agri. Prima di tutto al centro Oli e poi sul lago del Pertusillo. È possibile questo ponte tra Nigeria e Basilicata e come intendete costruirlo? Through Ikebiri's Niger Delta partnership with Basilicata people. Crede molto nella possibilità di questo gemellaggio. In realtà stanno già lavorando insieme la comunità di Ikebiri e la popolazione della Basilicata, e hanno in questi giorni portato un'istanza davanti al Tribunale di Milano contro ENI per l'inquinamento causato in Nigeria e hanno avuto successo. Il giudice ha accettato di portare avanti il caso, quindi ci sarà la prossima udienza in aprile. E questo per loro sono molto felici che sia successo questo, ed è convinto che il gemellaggio con le comunità locali porterà ancora più successi, ancora più possibilità di lavorare insieme. ENI afferma di aver inquinato soltanto 9 ettari di terra, in realtà loro hanno evidenze scientifiche che la terra inquinata sono 17 ettari e non 9. E ENI ha offerto 20.000 come compensazione e loro stanno chiedendo 2 milioni. E il problema è che ENI si presenta come all'avanguardia per la protezione dell'ambiente, in realtà è importante distruggere questa narrativa e fare in modo che non sia l'economia a essere messa davanti alle persone, ma le persone davanti all'economia. Well, it's not different from what we have. Allora, è simile a quello che succede nel Delta del Niger. Ci sono degli impianti in dei posti che sono sbagliati per averli, quindi in dei posti che sono abitati, vicino a dei fiumi o dei laghi, quindi c'è il rischio che possa essere inquinata l'acqua. E in Nigeria i fumi che si possono vedere da questi impianti sono molto più alti e molto più grandi, quindi si sente proprio nell'aria un odore cattivo, la pelle brucia quando si sta vicino a questi centri, ma comunque anche qui si può vedere che il danno è molto grosso e che c'è un forte inquinamento. Nell'area del Delta del Niger ci sono più di 10.000 siti in cui c'è stato uno sversamento di petrolio e nessuno di questi è stato ancora bonificato. Per questo motivo noi vogliamo dire ai cittadini di Viggiano e al popolo di tutta la regione Basilicata di svegliarsi e combattere ENI per non dover far fronte a un tale inquinamento come noi purtroppo abbiamo in Nigeria. Thank you. Un gemellaggio importante, simbolico ma anche molto concreto. In cosa consiste? L'osservatorio si pone come obiettivo piccoli passi concreti. E questo... Non mi sembra un passo così piccolo però. Speriamo di farlo, nel senso che logicamente l'osservatorio si fa da tramite, da promotore di questa iniziativa, ma poi saranno le istituzioni che dovranno procedere poi al gemellaggio dei due territori, creando un ponte ideale fra questi due appunto territori che purtroppo sono accomunati da ENI e da quello che ENI fa sui territori stessi. Cosa chiederete ufficialmente alle istituzioni, oltre ovviamente di farsi carico dell'iter burocratico per realizzare questo gemellaggio?
Le istituzioni purtroppo, diciamo, da un lato sono un po' vittime come noi di questa situazione, però loro devono farsi da tramite per risolvere questa situazione, che ormai sappiamo non è delle più favorevoli dal punto di vista ambientale. Quindi chiediamo a loro di coadiuvare le nostre azioni sul territorio, ma anche di pretendere un attimino in più da Eni. Eni dovrà cominciare a lavorare meglio sui territori, con l'obiettivo soprattutto di salvaguardarli. Le comunità locali che chiedono questo stanno crescendo numericamente? Per fortuna sì. Soprattutto tra i giovani, oltre perché, diciamo, lo spauracchio occupazionale ormai è venuto meno dopo tanti anni, si è capito che questa non è la panacea per tutti i problemi economici della valle, e quindi cerchiamo di coinvolgere il più possibile associazioni, singoli, cittadini, politici, tutti che sul territorio, insomma, tengono a cuore la salute della Val d'Agri. Marica, qual è la cosa più difficile quando ci si scontra con una grande multinazionale? La situazione e la storia della Nigeria l'ha insegnato, però i gemellaggi e i ponti con le altre comunità aiutano. La cosa più difficile è la sproporzione degli strumenti che abbiamo come comunità, e la sproporzione anche di un sistema economico, ma anche ormai anche giuridico, che preferisce garantire gli interessi di pochi e spesso i profitti di queste grandi imprese e non gli interessi generali delle comunità, che vengono invece colpite. Vengono colpite a livello ambientale, a livello sanitario, a livello di possibilità di partecipare nelle scelte decisionali che riguardano i loro territori. Quindi un'altra difficoltà grande che abbiamo è che molto spesso le autorità che dovrebbero proteggerci, quindi le autorità politiche ma anche gli enti di controllo, non sono affidabili, sono subalterni in qualche modo al ricatto spesso economico che viene agito da queste grosse imprese. La Nigeria è sicuramente una terra, un'esperienza che dovrebbe far molto pensare a questo territorio. Dobbiamo pensare che in Nigeria sono circa 50 anni, quasi 60 anni che c'è estrazione petrolifera pesante, quel territorio è stato completamente devastato, abbiamo appena superato i 20 anni, quindi dovremmo capire che, insomma, quello che c'è veramente in gioco, e forse questa comunità si dovrebbe svegliare un po' di più, le persone si dovrebbero attivare, dovremmo capire che in gioco non c'è il posto di lavoro di nostro figlio, il nostro, ma c'è davvero il futuro di un intero territorio. Questa giornata ha un po' il sapore dell'evento storico? Per noi è molto importante, abbiamo voluto portare qui Godwin Oyo, che è un attivista che conosciamo da molto tempo, una realtà che lavora da tantissimo tempo sul delta del Niger, intanto per fargli toccare con mano che non è vero che soltanto nei sud del mondo vengono violati i diritti delle comunità, i diritti dei cittadini che vivono sui territori, che qui non è molto diverso, che appunto purtroppo molto spesso le multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo, ma l'abbiamo portato qui anche per dire ai nostri concittadini che si può agire. Ad esempio, questo processo in corso adesso che chiede un forte risarcimento e anche la bonifica contro l'ENI per un disastro in Nigeria può essere un precedente che possiamo utilizzare, perché quando le autorità politiche non rispondono c'è anche l'autorità giudiziaria, che è un altro strumento che vogliamo e dobbiamo usare.